L'omicidio Regeni sono almeno quattro i depistaggi degli apparati egiziani che hanno stretto attorno a Giulio una sorta di ragnatela. Così i magistrati romani davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta. Valentina Di Virgilio. Giulio Regeni era finito nella ragnatela dei servizi egiziani, questo già alcuni mesi prima di essere giustiziato. A dirlo il PM Colaiocco, ascoltato oggi insieme al procuratore Prestipino davanti alla commissione d'inchiesta che da mesi tenta di far luce sulla morte del ricercatore friulano. Secondo i nostri magistrati, gli apparati segreti del Cairo si sono serviti delle persone più vicine a Regeni per raccogliere informazioni sul suo conto e chiudere via via la morsa su di lui. All'omicidio, sostengono i PM, sarebbero poi seguiti ben quattro depistaggi, azioni mirate a nascondere quello che la mamma intuì subito quando sul corpo martoriato del figlio disse di aver visto tutto il male del mondo. Quei segni di tortura sarebbero inequivocabili, violenze perpetrate per una settimana, precisano i PM, una lenta e atroce agonia conclusa il 1 febbraio 2016. La verità è un diritto per tutti, hanno commentato i genitori di Giulio, esprimendo gratitudine per il lavoro degli inquirenti. La procura, ha assicurato Prestipino, continuerà con determinazione a compiere tutte le attività per accertare quanto accaduto. L'omicidio di Luca Sacchi, diffusa un'intercettazione in cui il killer annunciava di voler derubare Anastasia senza consegnare la droga. Giuseppe Lavegna. 23 ottobre, due ore prima dell'omicidio, Valerio Del Grosso parla con l'uomo che gli deve fornire la pistola. Si chiama Marcello De Propris, è già intercettato dai carabinieri per un'altra inchiesta. Mi famo invece come... Senti, a parte un scherzo, sto con un amico mio che conosce, Bello Curbinano, ma che invece io vengo a prenderlo qua, sarei merito ieri, gli levo tutti e 70. Glieli levo tutti e 70, dice Del Grosso, alludendo ai 70.000 euro che Anastasia ha nello zaino. Servono per pagare la droga che i pushera devono consegnare. L'amico che definisce Bello Fulminato è Paolo Pirino, il compo.